Eccoci back amici e bentornati in un nuovo episodio di In Segreto sul mio canale dopo tanto tempo, perché non ero pronto per leggere questi segreti, così poco segreti, sono in segreto. Ma iniziamo. Questa donna di 18 anni, allora probabilmente voi leggete i segreti da questa parte o da, insomma, da qualche parte, acconta a me. Questa donna di 18 anni ci paragona due cose, una astratta e una reale, dicendo: un cuore umano costa 70.000 euro. Costa così tanto un cuore umano? E io ti ho dato il mio gratis, brutto idiota ingrato. Marca miseria. Chiaramente sono questi piccoli problemi di cuore. Un po' di cuore! Ok. Cringe level over 9000, ma ci siamo. Siamo abituati tutti a cringe, quindi piace. Vabbè, ci sta. Questo uomo di 15 anni ci racconta una storia triste. Adesso di immaginarlo, uno pensa: vabbè, uomo di 15 anni, quindi. Maledetto me che ho deciso di mettermi dei jeans attillati stamattina e maledetta te che hai deciso di venire a scuola mezza nuda. Immaginate questo. Puff, oddio. Mi sto figurando questo che cammina con un pinguino un po' così, che cerca di nascondere gran pezzo di roba in mezzo alle gambe, sta che cammina. Vabbè, insomma, dai, dai. Allora, sentite quest'uomo di 17 anni che fa dei ragionamenti contorti. Dice: secondo me i voti determinano in parte l'intelligenza di una persona. Fin qua potrebbe non fare una piega. Vi spiego, lasciamo che ci spieghi. Se io non studio perché mi annoia, a scuola prendo voti scarsi e quindi mi bocciano. Giusto? Deludo i miei genitori? Sì. Perdo un anno della mia vita? Sì. Non vado più in classe con i miei amici mentre loro vanno avanti? Giusto anche questo? E tutto questo perché? Diccelo. Perché? Perché sono stupido. E cazzo sì che sei stupido. Dire che non è così, secondo me, è una scusa perché ha voti bassi. Boh. Ha ragione, scrive qua, scrive boh, boh, sì, insomma. Pensa a studiare invece di pensare a cosa potrebbe succedere se non studi, cioè, insomma. Allora, l'immaturità, le macchine. Allora, l'immaturità può avere anche 41 anni. Quest'uomo ci racconta la sua esperienza di vita dicendo: vorrei dire una cosa alla mia ex collega, tutta attaccata perché era un'ex collega, che faceva tanto la moralista criticando le altre, ma poi quando restavamo soli, da soli, si faceva toccare le zinne, insomma, le bocce. E che ha tentato di fregarci non pagando l'affitto e rubando materiale all'ufficio. È un po' così, ecco. Aspetta, mi sono perso. Che ho passato il ca... Cosa bottiglietta? Te la meritavi tutta, stronza. Ma allora, non mi immaginate questa, va per bere. Che buona sta acqua. Sarà l'acqua della Ferragni? No, è un'altra fonte. Oh, madonna. Allora, se tu dici questa che è moralista, non puoi mettere il cazzo nella bottiglia, ma dai! Io dico una parola, cioè non è che monetizzo sto canale, quindi stiga. Oh, questo che mi sono illustrato stanotte, un uomo che mette il coso nella il penne nella bottiglia e fa l'elicottero e poi la porge. Oh madonna, ma perché? Va bene. Non lamentiamoci. Tanto finché non succede a me, cioè, non va tutto bene, quindi. Adesso, con questo segreto vedrete come cambiano le priorità della vita. Allora, la cosa più... questo ragazzino di 13 anni, un uomo, dice: la cosa più bella della vita è sentirsi dire la prof è assente. Che è stata la cosa più bella della mia vita anche fino a quando ho finito, quindi. È bello, sì, decisamente molto bello. E l'assicuro, scrivete nei commenti
quanto è bello da 1 a 10. Che la prof sta assente al top. Questo uomo di 15 anni, perché sempre di uomini grandi si tratta, ci racconta la sua esperienza dall'adruncolo di quartiere, no? Di quelli, i borseggiatori. Cioè, secondo me c'è una carriera futura. E ci racconta, quando facevo la prima elementare rubai un dente ad una mia compagna. Che già qui uno pensa, ma cazzo hai fatto a rubare un dente a qualcuno? Non deve spiegare, perché devi spiegarlo. Mi ha dato un pugno in faccia. Diceva, può sembrare strano, ma è così. Non è che sembra strano, è strano. Mi cadde durante la giornata di scuola e, preso dalla tentazione di riscuotere la ricompensa che si otteneva dalla fatina facendo scambio col dente, tu hai rubato anche le virgole, sicuramente le hai rubate, te le sei ficcate di me. Me lo presi e lo nascosi. La poveretta, era vero. Passo tutto il giorno a cercarlo, assieme a maestra e compagni, senza successo. Perdonami, meno le chiedi scusa, con 10 anni di ritardo probabilmente, ma le chiedi scusa. Ma cazzo, ci ho fatto 3 euro. E beh, forse per 3 euro anche io avrei potuto rubare un dente, ma vabbè, ma lasciamo perdere questo ragionamento. Lasciamo perdere. Che morale della favola? Quando perdete i denti, metteteli in cassaforte perché potrebbero rubarveli senza che ve ne accorgiate, ecco. State molto attenti. Donna di 17 anni che riassume quanto la vita possa essere ingiusta per le persone, e dice, attenzione, focus, sono lesbica, ok. E oggi ci ha provato con me un ragazzo gay. Anzi, no, leggiamo con la giusta intonazione, perché vi ripeto, l'ha messa apposta. Sono lesbica e oggi ci ha provato con me un ragazzo gay, che pensava che fossi un maschio. E d'altronde, che il mare fa le onde, cioè, questa è davvero l'ingiustizia. Ingiustizia. Poveri, poveri, poveri entrambi, perché insomma, voglio dire, si sono non capiti, ecco. Vabbè, insomma, dai, ci vuole stare. Ma anche no, vabbè. Allora, questa donna di 18 anni, con un bellissimo sfondo al suo segreto, scrive questa cosa che va ben interpretata. L'ho già letta più o meno, quindi cerco di dare un'interpretazione bella. Allora, l'autunno è l'odore della pioggia, l'odore dei camini accesi, l'odore delle castagne e la cioccolata calda. Fare compiti sentendo il rumore della pioggia, passeggiare in riva al mare sentendo il venticello mentre si sta bevendo un tè caldo. Amo i sabati sera, amo i sabati. Cazzo! Amo i sabato sera. Passandoli al divano mentre si legge un bel libro o mentre si vede uno dei film preferiti. Amo le coperte e poter stare con perdone che amo. Con persone che amo. Hai rovinato tutto! Hai rovinato tutto! Poteva essere qualcosa scritto di bello, invece hai dovuto rovinare qualunque cosa. Tristezza. Che tristezza. Allora, concludo con questo ragazzo di 17 anni. Non so quanto sia molto lungo questo video, ma ancora non ho trovato un segreto degno di quello precedente. Quindi dico questo, leggiamo insieme questo, che riassume la vita e la morte, è tutto quanto insieme. Allora, uomo di 17 anni. Dai che alle 7 mi vedo con la tipa, vado a scuola, poi esco con gli amici e all'ipe. E la sera vado a spaccarmi. Dai che 3 ore di sonno bastano e avanzano. Dai che sono un coglione.
90.000 minuti di applausi a non finire. Va bene, dai. Dico che per questo episodio è tutto, perché sinceramente, cercare segreti così non ci mette tanto tempo. Quindi, se volete consigliarmi nei commenti, ma scrivete i commenti, perché insomma, vorrei avere un minimo di partecipazione sotto i video, insomma. Allora, ricordatevi di iscrivervi, di attivare la campanellina, lasciare like, fare tutte le cose che vi dicono di fare tutti quanti, perché effettivamente, no, perché state lì, io vedo che ci sono tante persone che guardano i video e non si iscrivono e non fanno le cose. Vabbè, allora, concludo qua questo video perché sono stanco. Se i segreti non mi hanno convinto moltissimo effettivamente a fare una sorta di reaction o cose del genere. Anche perché cercarli così, insomma. Quindi, per la prossima volta vi do questo compito, tra virgolette. Indicatemi quale categoria, può essere qualunque categoria, la qualunque davvero. E ditemi quale vorreste che io cerchi. Si dice così, può essere. L'influsso di questi sgrammaticati si fa sentire. Quindi io vi ricordo di iscrivervi al canale, attivare la campanellina, fare le solite cose belle, tipo mettere mi piace, condividere, iscriversi, fare le cose, insomma. E quindi noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao ciao!